E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Joe. Alla fine ho deciso di continuare con Thomas. Vediamo ovviamente come si sviluppa la situazione e andiamo avanti. Buongiorno Thomas. Oggi dovrai aspettare in casa te stesso. Ah, ok, farò del mio meglio. Buona fortuna, ci vediamo dopo. Ho tradotto male sicuramente, ora capiremo meglio che sta succedendo. Non sono sicuro di cosa fare oltre che scrivere o comunque che aggiornare il diario, comunque scrivere il giornale. Quindi, oddio. Ma è cambiato qualcosa rispetto a prima? No, in realtà non mi sembra cambiato. Mi sembra che la situazione sia sempre identica. Allora, io a questo punto faccio una bella cosa. Vorrei andare, ecco, effettivamente. In quale vuoi andare? Qui, Detective Storehouse. Perché voglio vedere se effettivamente Kid ha finito la ricerca. Ah no, aspetta. Ah sì, eccolo, esatto. È arrivato. Allora, cosa mi dici? Nadir. Oddio, c'è un uomo senza espressione in armonia che sta cercando un suo compagno. Oddio, ad armonia? Quindi si va ad armonia? Riusciremo ad andare ad armonia? Ma che stai dicendo? Oddio, questo sembra Irvine. Ma questo mi sembra tipo un falco. Cazzo è? Vabbè, vedremo. E allora, ci sono diversi tipi che tecnicamente dovrei reclutare, ma che ancora. Ah, ecco, tu sei qua, il ninja. Vuoi qualcosa? Non voglio niente, sono solo curioso. Perché sei sempre così, diciamo, coperto, comunque sei sempre così misterioso? Ah no, cioè nel senso, ora vabbè, in questo caso lui si stava riferendo perché tipo guardi le persone in maniera così cattiva, quello è. Dice, sono nato con questo sguardo. Wow, fico. Ma adesso siamo amici. Perché non cerchi di sorridere almeno una volta, ok? Ma devo parlare con lui veramente? Ah, Ayame! È quel personaggio, ecco, vedi? È uno scherzo? Io non racconto scherzi. Cioè, non faccio scherzi. Quindi non vuoi che il tuo padrone cambi? O magari tu sei leale alla famiglia Blight? O magari tu sei leale alla famiglia Blight dopo tutto? Che folle! Tu non sei un cavaliere. La nostra razza non se ne fa nulla della lealtà. Tu odi l'alleanza? Quindi cosa succede se il nome, se cambia il nome dei tuoi datori di lavoro? Ho fatto una promessa. Ecco quello che conta. Nessuno ricorda le promesse oggi. Quindi Ayame devo reclutarla con lui. Se andrai via sarei da sola adesso. Sarei chiamato disertore. Vuoi davvero tradire tutti noi perché hai fatto la promessa, perché hai fatto una promessa a una persona? Il vento oscuro
ne ha tanti con delle abilità migliori delle tue. Non ti lasceranno mai andare vivo. Capisco. Neanche io. Cioè, neanche io lo farò. Come desideri. Mi dispiace. Minchia, sei fedele alla famiglia Blight. Porca miseria. Quindi la famiglia Blight... Allora, tecnicamente la famiglia Blight, sì. Cioè, allora... È anche vero che se il finale canonico del 2 è quello dove appunto Joey, Ryu e Nanami vanno via, Joey Blight tecnicamente muore, da come dice Joey, perché lui alla fine dice qui muore Joey Blight, re di Island, eccetera eccetera. È vero che Giglia è ancora viva, perché Giglia si vede alla fine che è viva ed è insieme a Pilica. Però Gilead ha cambiato nome in realtà. Non è più Gilead Blight. Ha cambiato nome e... ed è diverso. Allora, io sto salvando. Perché sto salvando? Perché non so se effettivamente... sono usciti i numeri della lotteria. Quindi se sono usciti i numeri della lotteria, io posso fare il trucchetto per cercare di vincere almeno il secondo premio e recuperare più soldi. Quindi vediamo se... No, ancora non sono usciti i risultati, va bene. E in tutto ciò io adesso non so che devo fare. È particolare sto gioco perché delle volte... non si capisce quello che devi fare. Cioè ti parte un dialogo, parte una roba e poi non sai che devi fare. Quindi io adesso praticamente non so che devo fare. Quindi girerò tondo fino a quando non triggererò altre scene. E amen. E il suggerimento era giusto. Dice aspetta qualcuno nella zona nord della caverna. Però ovviamente io dovevo prima reclutare Watari, altrimenti non sarebbe spuntata. E lì c'è Ayame. Ecco qua. Pronti. Avresti dovuto sapere che sarebbe finita in questo modo. Sin da quel giorno. Oddio. Duello? Oh cazzarola. Quindi posso fare il duello anche con altri personaggi. Permettimi di mostrarti quanto sono felice di vederti di nuovo. Quindi mi attacca, penso. Io infatti faccio death blow. Vado aggressivo, easy. Quello era buono, ma probabilmente è il meglio che tu possa fare. Quindi facciamo attacco. Mi dispiace, non ha effetto. Ma secondo me sì. Mi dispiace, non ha effetto. Ok, allora continuiamo ad attaccare. Adesso ti rispondo io. E io vado di Deathblow. Madonna mia quanto gli ho tolto. Quello era buono, ma probabilmente è il meglio che tu possa fare. Ok, vabbè. Quindi se loro non annunciano il death blow, fanno solo attacco difesa. Quindi puoi tranquillamente baitarli e capirli subito. Vabbè, ho vinto. E ora lei si unisce a me. Quindi hai migliorato la tua forma. Era l'unico modo in cui potessi, diciamo, sopravvivere, in cui potessi farcela. Quindi è così.
Ayame, perché sei venuta qui? Non dovresti essere, cioè non dovresti essere qui. Cioè non dovresti essere tu qui. Sono venuta per ucciderti. Sei stato praticamente trasportato dalle parole di quella donna. Ti metterò fuori dalla loro miseria. La tua vita ha più significato adesso. Ah, la tua vita ha più significato adesso come una pelle di serpente vecchia. Tu meriti di essere distrutto dalla mia mano. Oh, guarda, pensa che può andarsene così. Pensi di potermi risparmiare dopo. Ah no, pensi di potermi risparmiare da una vita insignificante lasciandomi qui così? Ma sei deciso di volermi uccidere, allora la tua vita non è. Quindi, allora, se hai deciso di uccidermi, allora la tua vita ha un senso, un significato. Ma se ti ucciderò, o comunque se mai dovessi ucciderti, lo farò attraverso il tuo cranio, quello che è. Ok, se succede, succede. Dice, perdonami per i guai. Ma costruisci una stanza per uno in più. Quindi lei appare qui solo se io avessi, cioè nel momento in cui ho visto il flashback suo. Ma è già con me nel party, no, vero? No. Ok. Quindi qui non c'è più nulla. Certo, perché io qua c'ero stato e non c'era nulla, però ora col flashback che ho visto lei è apparsa. Ho capito. Quindi per alcuni devo far scattare i trigger. Ci sono dei trigger da far scattare. Ok. Ah, ecco dove dovevo andare. Ma porca miseria. Adesso andiamo, sbrigati. Ma non è stata una mia idea. Questo è il territorio di Zexen. Non mi servono le tue scuse, sei inutile. Adesso, dov'è quel ragazzino? Ehi, tu, vieni qui. Portami al castello chiamato Budehak. Deve essere vicino. Sì, signore. Bravo, ragazzo. Ehi, venite, tutti quanti. Ho trovato una guida che ci farà vedere dove dobbiamo andare. Va bene, andiamo. Ok, portaci al castello velocemente e non perderti, ok? Ok, non credo che qui dobbiamo fare altro. Quindi possiamo andare direttamente al castello. Almeno, spero. Il castello è qua. Quindi questo è il castello di Budeak. Non sembra un tipico castello. Che cosa ti aspettavi? Questa landa è stata lasciata da dei selvaggi. In questo momento dobbiamo trovare il proprietario di questo posto. Amico mio. Thomas, Thomas, grazie al Dio sei qui. Ho ricevuto parola che un membro del consiglio di Zexen sta venendo qui. Eccolo. Oh, chi è questa persona? Thomas, non dirmi. Ecco. Perfetto. Capisco che sta succedendo.
C'è qualcosa che la preoccupa? C'è qualcosa che non va? È abbastanza ovvio perché questo castello è, diciamo, è in decadimento. Siete praticamente nel mezzo del nulla. Non avete problemi con i selvaggi che vi attaccano qui? Se come selvaggi intendi i Grasslander, come selvaggi tu intendi i Glasslander, vero? Come ti permetti? Non apprezzo che venga, diciamo, che venga insultata la mia gente da dei burocrati pelandroni. Forse dovrei farti vedere quanto sono selvaggia. Che cosa? Sei tu che hai, stai facendo tutto tu. Sei tu che ti stai atteggiando come una barbara delle Grassland. Quindi questo significa, può solo significare che non solo stai praticamente sfruttando un commercio senza l'appropriata approvazione del concilio, ma permetti praticamente ai selvaggi anche di trarne profitto da ciò. È scioccante tutto ciò. Per favore, smettetela di riferirvi a loro come dei selvaggi. Noi abbiamo una comunità mista all'interno di questo castello. Questa terra è comunemente posseduta sia dalle Grassland che dalla Federazione di Zexen. Tutti sono uguali qui. Capisco. Capisco questo tipo di arrangiamento, ma sì, è così. Quindi, aspetta, quindi potrebbe. No, oddio. Quindi potrebbe lasciare a noi questi, diciamo, questi problemi interni, una roba del genere. No, non posso. Il vostro arrangiamento è ormai vecchio di decenni. Nel mentre avete ricevuto dei fondi da noi. Quindi noi abbiamo tutto il diritto e le regole, abbiamo tutto il diritto e cioè voi avete il diritto e il dovere di obbedirci. Chiamate fondi, voi chiamate fondi quello che non ci hanno permesso neanche di poter comprare un cavallo. Avete lasciato da solo un'intera comunità e adesso praticamente ci state forzando, a pagare comunque delle tasse. Che hai detto? Mi hai sentito? Dice, non lasciala stare. Dice, avete ragione, avete assolutamente ragione. Va bene allora. Dall'autorità che mi è stata conferita dal concilio, vengo qui a portarvi delle notizie. Qualsiasi business che viene condotto al di fuori, tutti i business che vengono, diciamo, condotti al di fuori e non controllati dalla Gilda, sono soggetti alle leggi di Zexen. Tutti i business devono essere assolutamente cessati e tutti i stabilimenti devono essere chiusi immediatamente. Quest'ordine è retroattivo e quindi tutti gli affari aperti precedentemente devono essere chiusi. Cosa? Cosa vuol dire retroattivo? Sembra che voi stiate, diciamo, svolgendo delle attività illegali, anzi inautorizzate, sul territorio di Zexen per diverso tempo. Quindi nessun. Quindi tutti, vabbè, tutti i business devono essere chiusi. Ma voi non avete il diritto di fare questo. Il nostro documento è valido e prova, che questa è una landa, che questa è una terra comune. Stai praticamente sentenziando la morte di tutti quanti. Non abbiamo nessuna via d'uscita e questo castello cadrà in rovina. Le leggi di Zexen non possono essere applicate qui. Bene, bene. Non solo il padrone di questo castello non è un cittadino di Zexen, ma addirittura si vuole mettere al di sopra delle leggi. Potresti causare un sacco di problemi. Aspetta. Potresti essere una causa di tanti problemi per tuo padre.
Oddio, as you are his illegitimate child, così come tu sei un figlio illegittimo, la tua mera presenza qui sta mettendo lui in una posizione tediosa. Ah. Per questo allora l'hanno spedito qua, perché lui è figlio illegittimo. Credo di essermi spiegato abbastanza bene. Non sei autorizzato a. Non sei autorizzato a mettere tuo padre nei guai più di quanto lui non ne abbia già. Metterlo nei guai? Ma certo che non è mia intenzione di nessuna sorta. E allora che stai facendo in questo momento? Stai ponendo una brutta luce su di lui. Non possiamo fare a meno di, diciamo, di prenderci cura di questa proprietà, dato che fa parte del nostro passato e di Zexen adesso. Ma vi abbiamo fornito delle prove legali che questa terra è aperta e non è solo di Zexen. Quella carta straccia non vale nulla, così come la polvere da cui è coperta. Iniziate a preparare le vostre cose ed evacuate tutte le cose illegali. Fino a quando non ritornerò. Minchia. Ah, ora qui cominciano i casini. Vediamo se ora devo combattere contro quelli di Zexen e comincia il casino. Dice, noi proteggeremo questa terra. Svegliati, Thomas. Troveremo un modo. Dobbiamo pensare veloci. Hai ragione. Grazie, Cecil. Non ho nessun posto dove andare se dovessi perdere questo tetto sopra la testa. Non mi posso muovere adesso. Sono troppo vecchia e stanca per muovermi. Dice. Ci penso io a tutto questo. Non permetterò che loro ci buttino via in questo modo. Che ci caccino via in questo modo. Ok. Quindi possiamo continuare. Ma prima di tutto ciò, devo fare delle cosucce. Ok. Ho girato per un bel po' in realtà, perché non sapevo effettivamente dove andare. Ma penso che. Esatto. Madonna mia. Oh. Thomas, stai andando a dormire? Sì, è stata una lunga giornata. Capisco. Buonanotte, Thomas. Eh sì, perché lui era quello che era preoccupato. C'era qualcosa di cui volevi parlarmi? Sono tremendamente preoccupato. Mi piace davvero questo posto e anche la gente. Non posso immaginare di aver sacrificato tutte le mie forze, diciamo, qui per nulla. Dice, stai tranquillo, adesso cercheremo di risolvere questo problema. E cercheremo comunque, vabbè, di risolvere la situazione. Sta semplicemente bluffando, quindi ci stai sereno, non ti preoccupare. Dice, tu pensi? Oh, che sollievo. Grazie al cielo. Magari riesco a dormire adesso. Buonanotte. Perché lui ha detto proprio: sto cadendo malato. Cioè, proprio I'm sick. Cioè, nel senso proprio ci sto cascando malato di questa cosa. Del fatto che potremmo perdere tutto. E in un modo o nell'altro, potremmo letteralmente ritrovarci col culo a terra. Ok. Quindi ora tecnicamente. Che siamo andati a letto, dovremmo aver sbloccato. Diciamo altri. Dovremmo aver sbloccato altre robe, giusto? Cioè. Spero. Vediamo se ci sono delle novità uscendo fuori dal villaggio, magari da questa parte. Se no. Sono nuovamente. Infatti. Oddio! Thomas, presto! Queste persone all'improvviso si sono palesate e. Che succede?
Non è uno scherzo. Questi tizi sono venuti qui al castello durante la notte e l'hanno circondato mettendolo sotto assedio. Assedio? È terribile. Stavo uscendo questa mattina per fare una passeggiata e questi soldati mi hanno fermato dicendo di tornare indietro. Incredibile. Che cosa? Ah, e qui ora. Qual è il significato di tutto ciò? Cioè, che significa tutto ciò? Credo di aver detto la scorsa volta che Zexen avrebbe preso in carico gli affari di, diciamo, di questo posto. Ma perché circondare il castello? Non abbiamo fatto nessun crimine. Oh! Sembra che qui ci siano dei veri guai. Oh, sono arrivati anche loro, quindi diciamo che il terzo capitolo di Hugo si ricollega a questo. Che succede questa volta? Ecco, quello è il problema. Che cosa? Quel figlio, quel ragazzino è il figlio del capo del clan De Caraia. Un paio di giorni fa è scappato da Vinay del Zexai e certamente è stato lui. C'è una taglia ufficiale della regione di Zexen per il suo arresto. Che cosa? Io sotto arresto? Il mio arresto? Avete veramente fatto tutta questa strada soltanto per insultare i miei ospiti? Pensa attentamente a quello che decidi di fare e dare riparo a dei nemici di Zexen. Che giornata, che buongiorno. E dove sono finiti ora gli altri? Ma quindi io tecnicamente se ora voglio uscire non posso uscire? Non possiamo lasciare il castello, vero? Eh no, non possiamo lasciare noi il castello. Nel frattempo la lotteria ha fatto... Lotteria! Vediamo se siamo stati fortunati. Certo, io mentre tipo sono sotto assedio penso alla lotteria, vabbè. È vero che non ho preso gli altri... non ho salvato, porca miseria. Quindi non posso ricaricare i dati per la lotteria, vabbè. Cercherò di fare altro. Vabbè. Ho vinto un paio di premi, però... Oddio, ma non c'è lei. Non posso ritirare la mia vincita. Forse dobbiamo rientrare nel castello a questo punto. Penso che sia la cosa più logica. Infatti. Non importa di quelli nuovi. Quelli vecchi non possono, cioè non importa di quelli nuovi, ma quelli vecchi praticamente non possono più fare affari qui. Bene, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Vedete, è così che funziona. Che intendi? Che cosa ci succederà allora? Beh, avete sentito ciò che ha detto il concilio. Ma non credo che il vostro commercio debba essere completamente, diciamo, rimosso insieme a quello degli altri. Ma chi è che ha approvato questa cosa qui? Thomas ha lavorato così duramente per fare questa gente felice. Non c'è possibilità. Beh, non mi interessa. Potrete decidere tutto quello che volete... io sto cominciando ad avere fame. Dice, sto cercando di ottenere la soluzione migliore. Stanno venendo da questa parte. Perché non glielo chiedete direttamente a loro che cosa hanno intenzione di fare?
Oh, che dice, quelle, dice che cosa sta succedendo qui, va bene, eccetera, eccetera. Mi dispiace, sono davvero mortificato per quello che è successo qui. Ma forse è meglio se voi andiate via, insieme al, diciamo, al tizio di Zexen. Mister Sebastian, ma che stai dicendo? Mi dispiace. Dice, non vi avrei mai chiesto di fare una cosa del genere. Dice, restate pure, non ve l'avrei mai chiesta una cosa del genere. Dice, ho paura che loro, dice, ne siano rimasti un po' delusi. Hanno fatto tutta questa strada per venirci a vedere. Sì, potrebbero essere dei visitatori, ma se sono qui per spiarci è diverso. Esatto, Thomas. Ma io... Certo, quindi ora devono vedere se effettivamente sono qui per spiare o per... Oddio, c'è qua. Ehi, tu sei Thomas, il proprietario di questo castello, giusto? Potrebbe essere, chi lo chiede? Sono Caesar e questa qui è Apple. Questa qui, che scortese, sono Apple. Apple, sì, Apple. Posso chiedervi se avete degli affari da questa parte? Stiamo seguendo delle voci che ci hanno detto praticamente... che sta succedendo qualche cosa qui e quindi eravamo curiosi. Di che rumore, di che voci stai parlando? Ecco, che il Firebringer si nasconde da queste parte, da queste parti. Ci sono degli altri tizi che stanno cercando di confermare queste voci. Ma non so neanche di, non so niente di quello di cui stai parlando. Diciamo che le voci sono partite dal distretto di Zexen e probabilmente non ce l'avresti detto anche se fosse stato così. O per spaventare la gente come noi, in un qualche modo. Dubito che lui ci consideri come, diciamo, dei ficcanaso, quello che è. Capisco. La tua analisi è priva di qualsiasi emozione. Non credo che mi piaccia. Un buono stratega deve agire sempre in questo modo. Sì. Andiamo dritti per la nostra strada, ok? Ci proverò. Permettici di aiutarti, ragazzo. Siamo dalla tua parte, siamo qui per dare una mano. Ok. Incontriamoci nel cortile. Quando tutto è pronto, lasceremo tutto il resto a te. Oh, grazie. Significa tanto per me. È un nostro piacere. Ci vediamo dopo. Ah, quindi non li ho reclutati. Quindi devo andare al courtyard. Quindi quando avrei finito, vieni lì al cortile, che dovrebbe essere, diciamo, la parte quella. Vabbè, sì, penso che possiamo andare. Ma scusa, ma quindi. Oddio, c'è Apple. Quindi, eh sì, effettivamente ci saranno anche qui le battaglie campali, le battaglie strategiche. Sono curioso di vedere come le hanno fatte. Ecco qua. Quindi dimmi, qual è il tuo piano infallibile? Pensi davvero che qualcosa, pensi davvero che possiamo fare qualcosa? Certo. Possiamo davvero fidarci di te? Non devi fidarti di me.
Ma se non hai idee migliori, allora dovresti ascoltare. Allora, questa è la situazione. Non volete che appunto mettano le mani sul ragazzo, ma altrettanto non volete appunto lasciare il castello. Certo, quindi l'unica cosa che possiamo fare è combatterli, giusto? Sì. E allora è facile. Utilizzate le loro motivazioni per il quale loro sono qui. Ovvero, anzi no, date diciamo corda alle ragioni per cui, cioè date corda alle ragioni per cui sono qui, ovvero prendere il ragazzo e portarlo via dal castello. È quello che vuole il nemico. Quindi perché dovremmo, diciamo, dovremmo in un qualche modo resistere? Sei sicuro di tutto questo? Sembra troppo facile per funzionare. Andiamo. Quei ragazzi potrebbero, cioè quei tipi potrebbero essere dei cavalieri, ma non sono nulla in confronto all'unità di controllo, comunque di patrollo, quindi di, sì, di controllo di un paio di guardie del concilio. Dovrebbe essere abbastanza per poter, diciamo, per poter assediare questo castello. Ma l'unità principale arriverà presto, quindi loro sono un piccolo convoglio. Quindi prima che succeda tutto questo, dobbiamo prendere cioè dobbiamo portare il ragazzo nelle Grassland. E dopo non ci sarà ragione per loro di rimanere qui. E quindi i cavalieri potranno ritirarsi. Capisco. Bene. Spiegherò adesso la strategia. Quindi mettetevi tutti intorno a me. Ah, ma quindi tu sei lo stratega, sei lo shu della situazione. Ed Apple è la tua assistente. Dobbiamo essere veloci. Riparare tutto il posto. Ah no. Riparare tutti i posti e il muro e i muri che possono essere facilmente riparati. E dopo che cosa? Dopo Cecil metterà una serie di manichini all'inizio del cancello. Ok, ci penso io. E dopo c'è un'altra cosa che bisogna fare. Ho bisogno che tu mi scriva una cosa. Spero di non finire in prigione. Non ti preoccupare, è soltanto una. Semplicemente prenderai il posto di padrone del castello per un po', temporaneamente. Ah, ok, signore. E dopodiché ci sei tu. Io non prendo ordini da nessuno. Perdi questa attitudine e ascolta il mio piano, ok? Il tuo è il ruolo più importante di tutti. Importante? Scordatelo. Vuoi perdere il castello? No, niente affatto. Il destino di questo castello dipende da quello che farai. Dovresti essere orgoglioso di recitare questa parte. Va bene. Dice, è così che deve essere. Thomas, lascio il resto a te. Domani sarà il giorno. Tornerò indietro, quindi diciamo tieni gli occhi aperti. Dice, va bene, ci puoi contare. Ah, ma quindi non li ho reclutati, mi stanno aiutando soltanto per ora. Ah, che scocciatura. Ok, quindi devo andare a letto in teoria, devo andare di nuovo a dormire e poi il giorno dopo ci sarà la battaglia. Va bene, io devo fare ancora un paio di cose e poi dopo continuiamo. Allora, dato che comunque ho già registrato un po' ed effettivamente adesso comincerà, penso, un'altra sequenza abbastanza importante, io direi che per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima.